Ehi, hey, ma io sono Mazzetta e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Rome. Allora, il mio secondo tentativo qua, probabilmente avrò cancellato il video precedente perché, no, io essendo un fallimento miserevole. Allora, la situazione è la seguente: dobbiamo andare a liberare Cotta, che si trova qua, e dobbiamo riuscire a liberarlo entro 6 turni. Ci sono due soldati che possiamo liberare, uno qua e uno qua, e ci sono varie guardie nemiche. Ce n'è una qua. Una qua dentro e due arcieri qua sopra. Ci rompono le scatole. Uno e uno. No, c'è anche un pretoriano di Cotta qua su. Ah, questo non l'avevo visto lo scorso giro. Allora, dobbiamo vedere se è possibile. Ah no, comunque sono 6 turni. Per cui... Allora, abbiamo un po' di bende qua da poter utilizzare. Se non ricordo male, allora lui. Bene, aspetta, Yuri, allora mettiamo dietro, ovviamente. Oh no, qua. Allora, Yuri può curare lui. Che a sua volta può curare. Facciamo che tutti e due curano lui, va che. Adesso molto male, qui la be cioè bestia lo curiamo tra un attimo. L'altro bestia è bruciato, per cui... Watcher Jug ce l'ha, ok. No, allora andrò a prendere un pilum con bestia. E poi vado qua a liberare il tizio. Poi... Ah no, se vado là mi sgamano. Allora avanza qua, però fermati per ora. Scusatevi se si sentirà probabilmente un rumore di un'ambulanza. I'm sorry. E allora prendi un pilon qua. E poi vai di qua, così cerchiamo di liberare l'altro tizio. Allora lui. Qui siamo noi. Anche tu recupera un pilum. E tieniti qua. Che ci servirà uno in questa zona. Allora, c'è un assassino qua che ci creerà un po' di rogne probabilmente. Ma Yulia non riusciamo a farla salire in una posizione di vantaggio. Forse sì. Forse sì. Non so quanto possa essere comodo però. Perché arriveranno più che altro da sta zona qua. Ah, ma lei può salire da dietro, eh. Può salire da dietro. Buono, ci piace. Passa dietro. Ah, ma queste sono delle medical supplies. Scusatemi, che continuano a passare ambulanze, non è colpa mia, ovviamente. Riusciamo a liberarli tutti e due adesso o no? Non so se ha senso scatenare i tizi ora o appena dopo. Cioè, se lo facciamo ora anche questo agisce. Però ci vengono tutti addosso. No, direi che facciamo dopo. Unspent point. Cosa può fare lui? Nulla in realtà. Però puoi avanzare un pochettino ancora. No! Cavolo. Ovviamente mi ha pizzicato con la torcia, sapevo. Quello sale. E ce l'ha con Giulia. Ovviamente. L'assassino assassinifica. Però questo ci viene incontro. Ok, potrebbe tornare utile. Lui ha resisted burning o sta bruciando invece bestia? Speriamo di no, perché è un guaio. Cioè quello è già praticamente partito via. Ecco, questo ci arriverà addosso. Così non riusciamo neanche a liberare il tizio. Allora, intanto tu, Yulia.
vai qua. Da qua vede qualcuno? Allora, quello è in cover. Ed è quell'altro, che però è scudato. Questo lo vede, ma c'ha il bonus altezza. Sì. Beh, andiamo comunque qua, dai. Ok, vi ha dato anche bleeding, quindi ci piace. Allora, vediamo un po'. Lui sta bruciando. Solo bruciato, vero? Sì. Allora, cosa facciamo? Posso stunnarlo o no? Posso... Oh, dobbiamo cercare di togliercelo dai piedi. Puoi tirarlo giù, sì. Knockdown. Però quello uccide solo... No. Vai con questo per ora. Abbiamo dei pilum da lanciargli, tra l'altro. No, lancia solo lui. Ecco, tu riesci a lanciarlo? No. Lanciarlo su questo, allora. Ok, gli abbiamo tolto l'armatura, se non altro, buono. Passare oltre? Non riusciamo a passare oltre perché ci sta bloccando tutto il passaggio. Questo, se non altro, è messo un po' peggio. Questo gli dà un knockdown. No, ho letto male. Lì ci farà male, però... Oh. Vadi. Non so dove è l'assassin, più che altro. A questo sale là e va a impegnare la ricerca, è buona cosa. No, è impilato dietro di noi, ovviamente. Aia! Ce l'ho... infatti ce l'hanno tirato giù. E basta. Ah, ci stava targettando quell'altro. Cioè, se quello avanza è spacciato. Ok. E là c'è un interrupt. Poi andrei qua. Così se vuole pigliare solo lui l'interrupt va bene. Ma non lo prenderò io. Facciamo una torcia addosso a quello. Ok, molto bene. Poi lui ha ancora dei pilum. Però vediamo un attimo se riusciamo prima a... tirare giù questo. No. Porca miseria. Vabbè, ci proviamo uguale. Ok, così almeno lui riesce ad andare là. 4 turni rimanenti. E oltre... Allora, lui può muoversi, ma... su quanto possa tornarmi utile fare il giro lungo. Lui può curare ma non ha nessuno da curare. Idem, idem, niente, passiamo il turno. Allora lui se ne va giù, ovviamente non è scemo. Magari sgama l'assassin, bravissimo. Così possiamo targettarlo con Julia.
Ci sta. Ok. Ma quello serve però un fracco di vite. Cioè di scudo più che altro. Allora andiamo. Niente. Cioè almeno non ancora. Però lui c'ha quello che passa. Ottimo. Ti possiamo andare qua così. E lui qua. E curami questo. Pilum non ne abbiamo più. Non abbiamo più molto roba. Però aspetta, allora io mi faccio un passo di lato, così se l'altro vuole andarsene, meglio per lui e meglio per tutti. Però io farei un quick shot. Ok. Porca miseria. Oh, ma una volta. Cioè quel 30% distrugge tutto. Praticamente. Me ne scendo qua, va. Potrebbe servire poi per gli altri tizi che sia pronta ad agire. Allora, lui può muovere di 3, quindi gli andrei addosso, direi. E con bestie idem. Ok, allora almeno non c'è più il timer, però dobbiamo salvarlo dall'uccisione. Comunque, allora. Slash colpisce tutti e due. Gli bleeding, allora lei c'è adesso sto giro con lo quick shot, ma tanto però avrebbe fatto ugualmente probabilmente, però ah, quello è là, per cui è un giro di qua per evitare di essere in mezzo ai piedi. Che altro abbiamo? Abbiamo lui che può entrare. Può prendersi del pizza in faccia? Sì, dai, per facciogli prendere il pizza in faccia. Yes! Molto bene. Poi per caso ancora dei Pyrum? No. Lui no. Ha dei curini al massimo. Va bene. Questo guardo di sagguato. Oddio. Ah, erano gli amici di Cotta. E tu vai qua a spaccare la porta, please. Vado io a liberarlo. We are the speculatores of Legio Weaktrix. We're here to rescue you, Consul. Are you hurt? I can fight to lead the way. Ok, spero che non arrivino altri tizi più che altro. È quello che, mi preoccupa di più. Ah, però lo lascio qua, che non sappiamo che cavolo sta per succedere. Tu hai possibilità di colpirlo, quello? Ok, almeno gli ho dato sanguinamento.
Lo manderei qua. E un tiro un po' più decente, ok. E questo è quello che ha l'inspire, no? E l'altro. Lo farei qua. Tu riesci a inspire. No, il target deve aver attaccato. E proprio muovo là. Non... proviamo. Qua c'è gente da liberare. Sì. Ah, libereremo dopo. Ispiralo. Ok. Good. That's andato. The last of them. You fight well. You're quite impressive yourself, Consul. The main assault should have taken the gates by now. Come. Let's join the fray. Ottimo. Let's go and deal with that strutting cock, Mithridates. Buono. Ah, yeah, adesso? Un'altra fase. Mi sa che lo continueremo al prossimo episodio, però. Detto questo, io vi ringrazio per la visione. Vi invito, come al solito, a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se per il video non siete già fatto e lasciare un commento qua sotto. Ciao a tutti, noi ci vediamo nel prossimo episodio di Expeditions Rome.